Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi ragazzi. Allora, per fare questo glitch dei soldi avete bisogno di un amico, quanti più garage vuoti potete, che poi dovete riempire di cari rebel insomma, e un autolowrider. Allora, come nel vecchio glitch dovrete avviare la gara precedenti penali, io avvio precedenti penali perché comunque è abbastanza breve, metto un giro e... però voi potete avviare qualunque tipo di gara. Allora, andate ad invitare il vostro amico che si troverà in una sessione diversa dalla vostra, mi raccomando, dovete stare in due sessioni diverse. Andate a invitare il vostro amico e il vostro amico inviterà voi, quindi in pratica vi dovete invitare a vicenda e il gioco è fatto fin qui. Una volta che vi siete invitati, voi invitate il vostro amico e adesso vedete cosa dovrà fare il vostro amico che vi aiuterà a fare il glitch. In pratica, nello schermo in alto a destra andrà ad accettare la gara che gli avete mandato in pratica, e voi che farete il glitch in pratica volgerete tutta la gara precedenti penali. Il vostro amico, una volta accettato, rimarrà nella schermata nera fino a quando voi non arriverete alla schermata di voto. Insomma, il vostro amico dovrà rimanere con lo schermo nero senza premere nulla per tutto il tempo. In pratica non dovrà fare un cazzo, raga. Quelli che dovrete fare per questo momento siete solamente voi. Andate a portare a termine la gara precedenti penali, niente di più semplice insomma. Una volta portata a termine la gara precedenti penali, diciamo che accettate tutto, no? Accettate, andate a triangolo per mettere mi piace, se lo volete mettere, cazzi vari, insomma cazzi vostri, se vi piace o non vi piace. E quando andate alla schermata di voto, che adesso andremo a vedere, diciamo dovrete votare free mod in pratica, e nell'esatto momento in cui voi voterete free mod, al vostro amico sparirà la schermata di allerta. Adesso andrete a vedere come, diciamo, mi ricarica. A lui sparisce la schermata di allerta. Adesso passiamo al nostro amico e quello che farà il nostro amico. In pratica il nostro amico respawnerà in sessione e velocemente tornerà sulla nuvola. Lo farà, diciamo, il gioco, lui non dovrà fare nulla. Una volta respawnato in sessione, respawnerà in questa situazione ragazzi, senza radar. E una volta spawnato, che cosa dovrà fare? Come nel glitch in precedenza, non so se qualcuno lo ricorderà, dovrà andare a cercare un attacco banda ragazzi, un attacco banda che potrà trovare o all'aeroporto di Trevor o lì vicino. Comunque comunque sia, sappiate che stanno lì gli attacchi banda vicino a precedenti penali, quindi è comodo anche per questo precedenti penali. Quindi, come state vedendo, Franz è andato all'aeroporto di Trevor, però non ha trovato l'attacco banda, quindi presumo sta andando da un'altra parte. E quindi nulla, eccolo qui l'altro attacco banda. Avviate, diciamo, l'attacco banda, comunque sparate, fate in modo che questi vi sparino addosso e non dovete farvi ammazzare, non dovete farvi uccidere, e non appena avete la possibilità andate in party e vi unite alla sessione del vostro amico. A quel punto il gioco vi dirà sì, però comunque non vi farà unire, vi dirà se vorrete unirvi alla sessione del vostro amico, ma non vi farà unire, e sarete voi ad unirvi alla sessione dell'amico glitchato in pratica. Adesso torniamo a noi che andremo a fare il glitch. Allora, noi dovremo avere un garage pieno di auto con 9 cari rebel, possibilmente tutte colorate ragazzi, perché è meglio, almeno non vi sbaglierete, e una macchina da duplicare. Consiglio la cari in Sultan perché dà abbastanza soldini, quindi comunque
e meglio la Sultan. Una volta tirata fuori la Carry Rebel, cosa dovrete fare? Dovrete mettere accesso al veicolo nessuno. Come state vedendo, qui c'è il mio amico che è invisibile, come l'avevate visto prima a fianco al container vicino al garage. E adesso, quando voi entrate nel garage, riuscite e non lo vedrete più. Cosa dovrete fare? Mettete comunque, come ho detto, accesso al veicolo nessuno e rientrate in garage, ragazzi. Dovete rientrare in garage mentre il vostro amico sarà lì a premere triangolo addosso alla Carry Rebel. In pratica, voi cosa dovete fare? Tirate fuori la Sultan, come state vedendo nel video, tirate fuori la Sultan mentre il vostro amico clicca triangolo sulla Carry Rebel. Poi scendete a piedi, rientrate nel vostro garage e ritirate fuori la stessa Carry Rebel che il vostro amico sta premendo triangolo, quindi in questo caso quella verde. Io per questo dico mettete colori diversi in maniera tale che riuscirete a capire dove sono le auto, in pratica che auto dovrete tirare fuori. Fate bene attenzione, dovrete ritirare fuori la stessa auto e poi comunque prendere la Karin Sultan e metterla nel garage. Se non tirerete fuori la stessa auto, dovrete ripetere tutto quanto il glitch, cioè non tutto il glitch dell'invisibilità e cazzi vari, però dovrete ripetere il primo passaggio che avete fatto. Allora io adesso vado a prendere quella rossa, la porto fuori. Una volta portata fuori, faccio uscire la Karin Sultan. Adesso andiamo a vedere, vado a prendere la Karin Sultan e come potrete notare, quando io esco con la Karin Sultan, vedete qui c'è uno spazio vuoto. Quando io prendo la Sultan, automaticamente compare, come accelero compare la Karin Rebel, quindi dovremmo riuscire un'altra volta con la Karin Rebel mentre sempre il nostro amico preme triangolo addosso alla Rebel. Dovremo riuscire con la Carry Rebel e rimettere dentro la Sultan, ragazzi. Niente di più semplice, mi sembra che questo glitch sia abbastanza semplice. Io non so che altro dirvi, ragazzi, con questo glitch potete guadagnare bei soldi, insomma nel giro di un'ora potete fare bei milioncini, 20-25 milioni, insomma dipende da quanta pazienza avete. E nulla, ragazzi, io mi raccomando a tutti voi, supportatemi, perché fare questi video a me costa parecchio, come state vedendo non è abbastanza semplice da fare questi video. E soprattutto ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, supportatemi e ditelo anche ai vostri amici, condividete i miei video con i vostri amici e niente, anche perché diciamo che io piano piano mi sto un pochino disarmando, sinceramente ultimamente ho pure pensato di lasciare YouTube, quindi lascio a voi questa cosa, ragazzi. Continuate a supportarmi, continuate a stare con me, continuate a condividere i miei video, iscrivetevi al canale e aiutatemi a crescere per non farmi chiudere questo canale, insomma, no? per non mandare perso questo canale. Niente, ragazzi, io con questo ho chiuso, diciamo, per questo video è tutto. Un saluto a Friends che mi ha aiutato a far realizzare questo glitch, un saluto a tutti voi, mi raccomando, come ho detto, supportatemi. Un saluto da Maxi e al prossimo video, ciao a tutti.
bene.